Maltempo in Alto Adige, allarme in Bassa Tesina, le abbondanti precipitazioni hanno fatto ingrossare i corsi d'acqua in tutta la provincia. Situazione particolarmente critica tra Ora e Bronzolo, allagate le campagne. Taglia ai patronati, protesta sindacale, sit-in stamani davanti al commissariato del governo di Bolzano a Rischio, il servizio offerto gratuitamente ai cittadini e molti posti di lavoro. Auto nel dirupo, salve il conducente, l'incidente si è verificato nel primo pomeriggio sopra la gondola, vettura è stata bloccata da alcuni alberi. Teatro Stabile, l'ultima di Bernardi, stasera la prima della Vita che ti diedi, spettacolo di apertura della stagione di prosa 2014-2015. Telespettatori di Video 33, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, apriamo questo telegiornale occupandoci del maltempo perché è stata una giornata di grande allerta in Alto Adige a fronte delle copiose precipitazioni che hanno provocato non pochi problemi e non poca preoccupazione, soprattutto in Bassa Tesina. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Dalle 3 della scorsa notte all'ufficio opere idrauliche della provincia di Bolzano è stato attivato il cosiddetto servizio di piena per monitorare la situazione dei corsi d'acqua in tutto l'Alto Adige. Situazione particolarmente difficile in Bassa Tesina, dove il livello dell'Adige ha toccato quote decisamente preoccupanti. L'acqua della fossa di Bronzolo ha raggiunto un ponte della provinciale, alla cui base è allacciata una condotta del gas che alimenta tutta la Bassa Tesina. Il rischio è che qualche ramo possa finire addosso alla tubazione, rompendola. Sul posto i tecnici di Selgas hanno monitorato la situazione. Le acque della fossa di Bronzolo, che hanno già invaso i meleti della zona denominata Mitterling, sono arrivate a pochi centimetri dalle costruzioni. Situazione analoga a Salorno, con il consorzio di bonifica che è stato impegnato per tutto il giorno a pompare l'acqua dell'Adige. Questo per quanto attiene l'Adige, ma è stata monitorata attentamente anche la situazione dei piccoli corsi d'acqua. Abbiamo piccoli problemi ai ponti, magari ci sono delle piante, ci sono praticamente più questioni di manutenzione attualmente. Però dobbiamo stare attenti perché le previsioni meteorologiche sono tali che non c'è una precisa indicazione. Sappiamo che piove ancora, ma non sappiamo bene dove c'è lo zero termico, per cui c'è attivato questo servizio e si monitora tutto. A Bolzano corsi d'acqua decisamente impetuosi. Il Talvera, alla confluenza con l'Isarco, è arrivato a ridosso della ciclabile, che è stata precauzionalmente chiusa. Ingrossato anche il corso d'acqua che scende nella zona di Rencio, non lontano dal bivio per la strada della Renon. Un prolungato blackout ha interessato la zona di Tesimo, problemi a causa di smottamenti tra San Candido e Sesto Pusteria. In allerta anche l'ufficio geologia della provincia. Non abbiamo avuto grossi problemi, abbiamo appunto dei problemi, piccoli problemi in Val Passirio, dove nella strada per Stulz c'è stato uno smottamento. Altri problemi li abbiamo avuti ad Aldino, nel comune di Aldino, nella frazione di San Pietro, dove una strada si è spostata. Però si tratta di piccoli problemi che verranno risolti a breve. E a causa delle intense piogge una frana si è abbattuta stamani nella zona del site sopra Pineta di Laives. Lo smottamento ha interessato una piccola porzione di un vigneto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rimosso circa 100 metri cubi di materiale. E un cantiere è finito sott'acqua nel pomeriggio a Castelrotto a causa delle insistenti precipitazioni che si sono verificate nelle ultime 24 ore. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del posto per recuperare alcuni mezzi. Cambiamo argomento, manifestazione sindacale di protesta stamani a Bolzano davanti al commissariato del governo per dire no ai tagli previsti dal governo nella legge di stabilità, il cosiddetto fondo patronati. Sit-in dei sindacati stamani davanti al commissariato del governo di Bolzano per dire no all'articolo 26 della legge di stabilità, con il quale in sostanza verrebbero determinati pesanti tagli al fondo patronati per un totale di 150 milioni di euro, mettendo a serio rischio il servizio degli stessi patronati che nel solo Alto Adige assistono gratuitamente parecchie decine di migliaia di cittadini. Si temono ovviamente ripercussioni anche sul fronte occupazionale per quanto riguarda gli addetti. È bene precisare che il fondo patronati
abbonati viene ripartito tenuto conto della quantità di attività svolta da ciascuna organizzazione. I rimborsi coprono attualmente soltanto il 30% dei costi dell'attività svolta, mentre per il restante 70% non è previsto alcun finanziamento, pur permanendo l'obbligo alla gratuità del servizio. Il fondo patronati deriva da una percentuale minima, che è lo 0,226, di tutta della contribuzione che fanno i lavoratori e le lavoratrici e i datori di lavoro. E da questo fondo vengono 430 milioni l'anno per dare un servizio gratis a tutti i cittadini che vengono nei patronati. Come Itala, ad esempio, con della UIL abbiamo 200 dipendenti in giro per il mondo, dall'Australia alla Germania all'America Latina. In Italia ci sono 12.000 dipendenti, con un taglio delle dimensioni di 150 milioni su 430, che vuol dire il 35%, vuol dire la messa in discussione di 4.500-5.000 posti di lavoro. Noi siamo sia a supporto della gente, dei cittadini, gente normale senza distinzione, disoccupato o meno, casalinga o meno, o lavoratore o meno, anche supporto dei enti previdenziali stessi, INPS, INAIL, Ministero e tutto. Noi a livello nazionale abbiamo anche calcolato che c'è un risparmio anche soprattutto per i servizi, perché facciamo questo tipo di servizio, un risparmio di 650 milioni di euro. Il fondo dei patronati è di 430 milioni di euro, insomma c'è qualcuno che non ha fatto bene i conti, insomma. Camion ribaltato, un ferito sull'A22, chiusa per quasi un'ora tra Vipiteno e Colle Isarco. Questo è il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 21 di ieri sull'autobrennero all'altezza di Ceves. La motrice di un tir per cause in via d'accertamento in seguito ad una sbandata è finita ruote all'aria. Il conducente è rimasto ferito, non è riuscito a lasciare da solo la cabina. I vigili del fuoco al lavoro stamani nei pressi del Passo Pennes per recuperare un'auto cisterna carica di gasolio che rischiava di precipitare in un burrone dopo essere uscita di strada a causa del fondo stradale innevato. L'intervento è durato oltre un'ora e non si registrano comunque feriti. Ed ora passiamo alle notizie in breve. Da stamani campeggiano in Piazza Walter degli enormi occhiali con lenti colorate. Molti passanti curiosi che si sono fermati ad osservare l'installazione, che rappresenta un invito di Generali Italia a guardare in modo diverso la piazza che li circonda e il proprio futuro. L'iniziativa, alla quale ha preso parte anche il campione paraolimpico Christian Lantaler, coinvolge 23 piazze in tutta Italia. L'installazione rimarrà a Bolzano fino al 9 novembre. Torna sabato in tutte le 281 parrocchie della diocesi la raccolta degli indumenti usati promossa dalla Caritas. I sacchi gialli sono già stati distribuiti, con tutta probabilità durante la giornata di sabato pioverà. Per questa ragione Caritas raccomanda di chiudere accuratamente con lo spago i sacchi gialli per la raccolta, affinché la merce si mantenga il più possibile asciutta e pulita. Ronde e telecamere, alcuni dei temi affrontati ieri nel corso dell'assemblea convocata a Bolzano dal Comitato Cittadini per la Sicurezza alla Sala Fronza di Via Dalmazia. Appuntamento coordinato da Marco Galateo, che si è concentrato appunto sulla ricerca di ricette per far sentire più sicuri i bolzanini. Ronde e telecamere, come si diceva, in primo piano, ma non solo, si è parlato dell'esempio mutuabile da un progetto sulla sicurezza elaborato a Bologna e basato sulla riqualificazione delle aree urbane. Ladri professionisti in azione a Bolzano, ad essere presi di mira diversi appartamenti e per entrare indisturbati nelle abitazioni hanno utilizzato il cosiddetto grimaldello bulgaro, in grado di aprire porte blindate senza effrazione. Nel giro di pochissimi giorni a Bolzano ladri professionisti sono riusciti a compiere almeno 5 furti in appartamento e per entrare indisturbati, senza creare rumore o lasciare segni evidenti di effrazione, hanno utilizzato questo arnese, un grimaldello bulgaro, uno strumento da scasso proveniente dall'est Europa, in grado di aprire le classiche porte blindate con serratura doppia mappa, dopo aver ricostruito la forma della chiave originale.
Ad essere prese di mira abitazioni in via Mendola, via Rio Molino e Stradella dei Prati, una piccola via tra via Ledruso e via l'Europa. Stesso il modus operandi. I ladri, in pochissimi minuti, utilizzando il grimaldello bulgaro, sono riusciti ad introdursi nelle case, a ripulirle e a fuggire indisturbati. Una tecnica che fino ad ora non era stata utilizzata in Alto Adige, ma che Günther Zenleser, titolare del negozio di chiavi di via San Quirino, ci ha spiegato al microfono è già collaudata in altre province. Visto che l'arnese è impiegato per introdursi furtivamente nelle case, i malviventi lo possono reperire facilmente e anche le informazioni su internet non mancano. Allora, questa informazione tramite internet, specialmente anche su YouTube, si vedono anche dai filmini dove fanno vedere come funziona l'apertura con questo attrezzo bulgaro. Allora, questi strumenti vengono venduti da ditte specializzate che vendono solo questi attrezzi di apertura. Normalmente si deve mandare l'estratto del codice della Camera di Commercio, però oggi è giorno aprire e chiudere una ditta, è molto facile, per quello questi attrezzi sono in giro. Per questo tipo di furti è poi molto difficile che le assicurazioni paghino, visto che non rimangono segni di effrazione, dunque oltre al danno c'è anche la beffa. Esistono però degli accorgimenti per evitare che i ladri possano entrare nelle abitazioni utilizzando il cosiddetto grimaldello bulgaro. Allora, qui si fa la conversione della serratura a doppia mappa a una serratura a profilo cilindro europeo, montando una sicurezza che si chiama in italiano Defender davanti, così il cilindro non può essere strappato e l'attrezzo bulgaro non può aprire questa tipologia di porta. E così il cliente è abbastanza tranquillo. La squadra mobile ha individuato l'autore di un tentativo di furto di pneumatici avvenuto nel luglio scorso presso il parcheggio di via Maernusser a Bolzano. L'uomo, dopo aver notato che due sue gomme erano danneggiate, ha smontato da un'altra vettura in sosta due pneumatici, poi pentito li ha abbandonati. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza i poliziotti sono arrivati a lui. L'uomo ha ammesso di aver fatto una sciocchezza e si è detto pronto a risarcire eventuali danni. Cambiamo argomento. Ha creato non poco scalpore anche in Alto Adige il servizio trasmesso domenica sera dalla trasmissione di Rai 3 Report sulla produzione di giacche imbottite di piuma d'oca e che al marchio Moncler sta costando parecchio in termini di immagine e di valore delle azioni in borsa. Scatenati gli animalisti e quantomeno turbati tutti o quasi i telespettatori che domenica sera hanno seguito il programma Report di Milena Gabanelli su Rai 3, nel quale veniva documentata l'illegalità della spiumatura delle oche vive in Ungheria, laddove si rifornirebbero alcuni marchi italiani. Tra di essi Moncler, che ha subito smentito, non riuscendo però ad evitare un vero e proprio crollo del proprio titolo in borsa. In Alto Adige il servizio ha destato particolare interesse, in particolare in chi produce con piume d'oca. In Germania quasi le stesse immagini che girano un po' tutti gli anni, proprio per quello che spesso sono vecchissime, però comunque siamo talmente oggi preparati, diciamo un po' tutta l'industria della piuma per garantire che ciò non avviene. La Downen Step ha una storia lunga, oltre un secolo, fatta di passione, innovazione, ricerca e ovviamente il timore è che la bufera scatenata dal Report possa in qualche modo danneggiare l'azienda, che assicura di non rifornirsi da chi maltratta gli animali e nello specifico le oche. Noi non compriamo direttamente dalle macellerie perché non siamo in grado a lavare la piuma in casa noi, per cui ci forniamo a fornitori certificati, sempre del nostro associazione, che comprano in paesi dell'est e in Francia. Comunque loro riescono a garantire proprio la provenienza esatta di ogni fornitura e riescono anche a risalire praticamente alla provenienza del singolo maso o contadino che ha allevato e con tutti i certificati veterinari che l'animale è stato spennato post mortem. E chiudiamo questa prima parte del telegiornale con due notizie di cronaca. Pesanti disagi alla viabilità nel pomeriggio in zona produttiva Bolzano Sud. Al maltempo si è aggiunto anche un incidente che si è verificato poco prima delle 16 in via Einstein all'altezza di Obi. Un camion che viaggiava in direzione dell'autostrada ha centrato una vettura. Fortunatamente nell'impatto nessuno ha riportato ferite. Una volta liberata la carreggiata, la viabilità lentamente è ritornata alla normalità.
E grande spavento nel primo pomeriggio per un automobilista che ha perso il controllo della propria auto, finendo fuori strada, precipitando per una ventina di metri e terminando la corsa contro alcuni alberi in un dirupo a Velloi sopra Lagundo. Fortunatamente il conducente è riuscito in tempo ad uscire dall'abitacolo senza riportare ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lagundo che hanno provveduto a recuperare la vettura. Ed ora ci fermiamo per un brevissimo break, ma poi torneremo in studio con il magazine e con lo sport. Rimanete con noi. Rent & Go, i professionisti del noleggio di sci o snowboards. Non importa se principiante o esperto, da Rent & Go ogni sciatore trova l'attrezzatura adatta alle proprie esigenze. Ogni anno acquistiamo le ultime novità di sci disponibili sul mercato. Qualità garantita, personale competente, igiene e sicurezza. E soprattutto sci preparati in modo impeccabile. Prima di ogni noleggio, sci e tavole vengono sciolinate e affilate con grande cura. Noleggio di sci Rent & Go. Noleggiare piuttosto che comprare. Siamo nello sport. Alto Adige Sport, ogni lunedì su Video 33. Non è fondamentale che si senta la voce del conduttore. Ciò che conta è il rumore della gente comune, della vita di tutti i giorni, con problemi, passioni, discussioni. Zoom, ogni giovedì alle 20 su Video 33.